Ho appena visto in internet questa ricerca interessante. Riporta la percentuale di crescita economica dei vari stati in funzione della loro spesa pubblica. E la conclusione è questa: più è grande il governo, nel senso più è grande la spesa pubblica, e più è bassa la crescita. Infatti, vediamo sulla destra di questo grafico gli stati con una grande spesa pubblica. C'è anche l'Italia. E tutti questi stati che spendono molti soldi e necessariamente tassano anche molto per poter sostenere questa spesa pubblica alta, crescono poco, crescono meno dell'1,5%. Al contrario, quali sono gli stati che crescono più di tutti, intorno al 3%? Sono quelli che spendono molto meno, spendono intorno soltanto al 20%. Quindi la spesa pubblica è piccola e anche le dimensioni dello Stato e del governo sono piccole. Evidentemente c'è anche una bassa tassazione. Quali sono quindi questi stati che crescono molto? Sono stati anche piccoli come dimensioni territoriali, spesso sono delle città-stato. Dunque, riassumendo, grande spesa pubblica dello Stato, bassa crescita. Piccola spesa pubblica dello Stato, grande crescita. Maggiori sono le dimensioni dello Stato e minore è la crescita. Nella globalizzazione, gli stati più competitivi sono quelli più piccoli. Piccolo è meglio.